Inverno. La natura trattiene il respiro, in attesa. Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità. Essi non predicano dottrine o ricette, predicano, incuranti del singolo, la legge primordiale della vita. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Quello che stiamo facendo alle foreste del mondo non è altro che uno specchio di ciò che stiamo facendo a noi stessi e agli altri. Ho cercato di scoprire, fra i rumori delle foreste e delle onde, parole che gli altri uomini non potevano sentire, e ho drizzato le orecchie per ascoltare la rivelazione della loro armonia. Il verde è il colore principale del mondo, è ciò da cui nasce la sua bellezza. Preferisco un tappeto pieno di aghi di pino o di erba spugnosa al più lussuoso dei tappeti persiani. Mi immersi nella natura perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Perdersi nella natura in qualsiasi momento è un'esperienza sorprendente e memorabile e insieme preziosa. Leggere libri sulla natura va bene, ma se una persona cammina nella natura e ascolta con attenzione, può imparare più di quello che trova nei libri, perché parla con la voce di Dio. E nella foresta vado a perdere la mia mente e trovare la mia anima. Sedere al fresco in una bella giornata e guardare tutto questo verde è il ristoro più perfetto. Verde era il silenzio, bagnata era la luce, tremava il mese di giugno come una farfalla. Di tutti i lavori artistici dell'uomo, una cattedrale è il più grande, un vasto e maestoso albero è ancora più grande. Troverai di più nella natura che nei libri. Alberi e pietre ti insegnano quello che non potrai mai imparare dai maestri.